Cioè, amiche e cioè amici, vediamo un metodo per sedurre e fare innamorare. Allora, se vuoi sedurre e fare innamorare, devi agire direttamente secondo tre modalità, quindi andando a coinvolgere le tre parti che governano l'essere umano, la nostra mente triadica, il nostro cervello triadico. Queste tre parti sono la parte logico-razionale, la parte emotiva e la parte istintuale sessuale, quella che punta al sesso. Allora, però devi tenere presente che la parte logica è la parte minoritaria, ma è come un po', come dire, il portiere che se ti rompi i coglioni non ti fa entrare nel palazzo. Per cui devi riuscire a coinvolgere sto portiere. E sto portiere lo coinvolgi se tu riesci a farti vedere uguale, simile, con gli stessi valori, le stesse credenze, gli stessi interessi, le stesse cose, quello che piace a te piace a lui, e soprattutto se vai a rispecchiare ciò che lui desidera su un piano logico. Normalmente le persone vogliono, come dire, i maschi ad esempio vogliono una donna che non sia una zoccola, che possa essere una madre di famiglia, che possa essere una persona come si deve, magari a livello logico, a livello emotivo poi vanno a ricercare la zoccola, ma a livello logico no. E lo stesso discorso per le donne, a livello logico-razionale cercano un uomo affidabile che dia stima, sicurezza. Poi a livello emotivo possono coinvolgersi sul figlio di puttana che invece gli fa le corna dal mattino alla sera, ma questo è un altro discorso. Qui stiamo dicendo che devi apparire come la sua parte logica vuole, altrimenti ti si chiude subito la porta. Contemporaneamente quindi utilizzi le tecniche della PNL che vanno benissimo, il ricalco dei valori, il ricalco delle credenze, presentarti nel modo giusto, il mirroring, cioè far rispecchiare, usare le stesse parole, gli stessi canali comunicativi, sono tutte strategie che servono per, diciamo, far sì che la parte logico-razionale non ti metta i bastoni tra le ruote. E poi devi andare a stimolare la sessualità. La sessualità la stimoli, diciamo, se sei donna, usando molto gli aspetti visivi. Accavalli le gambe con la gonna che ti si apre un attimino, fai vedere, che ne so, l'autoreggente, il reggicalzo, ma richiudi subito. È stato un caso, però intanto lo stimolo l'ha flashato. E se sei maschio, utilizzi molto la comunicazione cinestesica. Ti giri e mentre, non so, le fai vedere un foglio alla tua collega, col gomito le sfiori il capezzolo e questo glielo inturgidisce e quindi dai uno stimolo di natura sessuale. E poi parlando devi lanciare stimoli emotivi. Gli stimoli emotivi devono andare a toccare le varie aree della vita, ad esempio i rapporti sentimentali e affettivi, tu devi amplificare. Se una persona è timida, dopo che ha parlato con te, deve sentirsi ancora più timida per avere più emozioni, perché la timidezza, se esiste, è perché la sua parte emotiva lo vuole o la vuole timida. E in questo modo, agendo su queste tre parti, riuscirai a sedurre, riuscirai a coinvolgere, riuscirai a far innamorare la persona che ti interessa. Mi raccomando, devi tenere presente che tutte e tre vanno utilizzate, altrimenti è come uno sgabello che su due gambe non sta in piedi. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda. Mi raccomando, la domanda va postata nei commenti e riceverai un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!